Ciao a tutti ragazzi e benvenuti anche quest'oggi ad una nuova puntata eh, dedicata sempre al tema della rasatura, ovviamente tradizionale, ma eh, non nel solito bagno, quindi non nella solita sbarbata perché oggi sono al secondo, eh, dico bene, secondo giorno di pausa. Eh, per quanto riguarda la rasatura, ho deciso di fermarmi un paio di giorni, cioè il weekend, sabato e domenica, per far riposare un po' la pelle e anche per poter realizzare questi video ehm, che da tempo mi chiedevate: eh, perché comunque editare un video eh, di rasatura mi eh, richiede un impegno di tempo perché praticamente io quando mi vado a radere realizzo più spezzoni di video per un totale di circa 53 minuti che poi vado a ridurre più o meno ai 30 minuti cui siete abituati e già forse tanto per un video me ne rendo conto eh, poi ci vado a fare il montaggio ci vado a mettere la sigla iniziale la sigla finale le descrizioni quindi mi richiede del tempo ovviamente poi ho anche altro da fare durante la giornata, quindi non mi rimane tempo per fare altri video. Oggi, è appunto, che non mi sono sbarbato, colgo l'occasione per proporvi un video che anche mi avete chiesto molto spesso sui pennelli, cioè sui miei pennelli da barba. Ehm, ma permettetemi di eh, salutare l'amico Fabio Cancilleri che è a casa in convalescenza, eh, si sta riprendendo eh, e presto tornerà a realizzare eh, sia i video sul suo canale sia il gemellaggio con me e con l'amico principe Alessio. Ciao Fabio, riprenditi presto, mi raccomando, continua così. Allora, faccio un breve accenno eh, di carattere generale sul pennello. Allora, il pennello da barba eh, come è composto? Approfitto da questo pennello che ho assemblato io e si è staccato: Allora, è composto dal manico e dal ciuffo. In questo caso, questo è un ciuffo in tasso. Vedete come è fatto il ciuffo? Ciao praticamente. Questa base dove sono incollati tutti i peli e viene messo, viene montato così. Questo è il risultato finale. Allora, l'altezza, questa che va dalla base alla punta dei peli, si chiama loft e generalmente nei pennelli è di 55 mm standard. L'altezza complessiva è quella che va dalla base del manico al ciuffo del tasso. Quindi, ragazzi, breve eh, stacco eh, tecnico. Stavamo dicendo allora, l'altezza è data dalla misura della eh, dalla base del manico sino alla punta del ciuffo. Eh, chiaramente il manico all'interno è cavo e il ciuffo viene incollato al suo interno. L'altezza, ok? Perché noi questo ciuffo lo possiamo mettere più in profondità o possiamo inserire degli spessori, io per esempio ho inserito delle rondelle di metallo, per alzare il ciuffo, questa altezza okay, andrà a determinare il backbone, cioè la morbidezza del ciuffo o al contrario la sua maggiore rigidità. Più il ciuffo viene incassato all'interno, maggiore sarà la rigidità, la rigidità, la tenuta. Ok? Del pennello. Più sarà ehm, esterno, maggiore sarà la morbidezza del ciuffo stesso. Ne vada sì, ragazzi? Se io praticamente vado ad incassare il ciuffo, ok? All'interno del manico le setole che rimarranno libere saranno più corte e quindi daranno una maggiore, un maggiore backbone, cioè spina dorsale, una maggiore tenuta, una maggiore rigidità. Ovviamente se io lo vado a incollare più esternamente, maggiori sarà la lunghezza delle setole esterne e maggiore sarà la morbidezza. Ovviamente queste poi sono preferenze individuali perché c'è chi preferisce un ciuffo più sostenuto e chi preferisce un ciuffo più morbido. Io personalmente lo preferisco più morbido, anche perché radendomi tutti i giorni non ho questa esigenza eh, di dover smuovere eh, il pelo, quindi eh, cerco più una carezza e ehm, ovviamente cerco eh, la funzione di spalmare la, eh, la crema da barba, il sapone da barba, per procedere poi. Alla allora, fatta questa piccola introduzione, ehm, i pennelli possono essere sintetici oppure in setole animali. Eh, le setole animali più comuni sono quella di maiale, quella di cavallo e quella di tasso. Allora, la, eh, normalmente i barbieri e molti di voi preferiscono il maiale, il pennello in setola di maiale che è per esempio questo questo è stato il mio primo pennello il classico proraso omega in maiale però io non sapevo che andava eh, rodato e che soprattutto andasse preparato prima di ogni sbarbata perché ragazzi questo pennello è di una durezza unica io i primi tempi non mi rendevo conto ma era quasi una sofferenza per me perché era ed è molto rigido. Allora, intanto, quando si compra un pennello di maiale, esso va lodato: che significa? Va tenuto in ammollo in acqua calda non bollente, eh, a testa in giù praticamente per far ammorbidire le setole. Poi andranno effettuati alcuni montaggi a vuoto con il sapone nella ciotola. E soprattutto dopo questo dotaggio iniziale, ad ogni sbarbata il pennello andrà messo preventivamente a bordo, a, a, a bagno, un paio di ore prima della sbarbata. C'è anche chi lo mette la sera prima. Ovviamente, ragazzi, tutta questa preparazione eh, a me non piace. Mi direte, ma come tu stai mezz'ora, un'ora per farti la barba e non vuoi dodare il pennello? io non ho mai trovato molto feeling col maiale e so che molti di voi storceranno il naso però ehm, preferisco il pelo di tasso allora questo è stato il mio primo pennello eh, che conservo ovviamente però non utilizzo più poi eh, vi faccio vedere anche un pennello in cavallo che è questo qua della Vielong, azienda spagnola che ormai ha chiuso i battenti, che compare proprio a Barcellona, ai grandi magazzini e il corte inglese. Questo però purtroppo ho fatto un papocchio perché si sono tutti eh, intricate, tutte attorcigliate qui le setole, dovrei un po' con un balsamo eh, procedere a ehm, districarle, un balsamo per capelli. Uh, ma uh, insomma lo tengo più per ricordo che non perché lo utilizzi uh, realmente allora quali, perché preferire un pennello piuttosto che un altro uh, ognuno ha le sue caratteristiche le setole più dure quindi quelle in maiale e quelle in cavallo hanno la proprietà di eseguire uno scrub maggiore sulla pelle e quindi di alzare il pelo predisponendolo alla rasatura. Eh, il pennello sintetico invece è quel pennello con cui è più facile montare i saponi ed il perché è presto detto. Vi faccio un paragone con il bucato: se voi eh, immergete in una vasca, in una bacinella, un telo di cotone con del sapone per bucato. Farà una schiuma normale. Se inserite un panno di eh, fibra sintetica, e lo andate a lavare, farà una schiuma esagerata. La fibra sintetica ha la proprietà di sviluppare una maggiore eh, schiuma, cioè di mh, montare più rapidamente. Quindi il consiglio che io posso dare a chi eh, si vuole eh, introdurre nel mondo della seduta tradizionale è di partire con un eh, pennello sintetico per comprendere un poco le dinamiche del. Montaggio, ok perché effettivamente può essere una buona palestra formativa poi dopo farete la scelta orientandovi magari su un maiale, se vi piace perché no il maiale, piuttosto che su un tasso. Allora, restando in tema di sintetici, vi faccio vedere quelli che ho io. Allora, il più comune e anche quello che io sento di consigliare è l'omega Roma Colosseo che si distingue dal Roma Lupa Capitolina perché questo ha un diametro più grande, ok? Uh, il diametro si misura qui, il nodo del pennello è questa parte qui dove c'è proprio l'attaccatura tra manico e ciuffo. Questo è un bel pennello, non è eccessivamente costoso e uh, può essere veramente una buona. Uh, un buon inizio quindi questo mi sento di consigliarvelo poi ho preso in seguito degli altri uh, sintetici molto interessanti tra cui vi cito il Razz Rock Big Blush Plus Soft questo molto molto floppy floppy vuol dire molto morbido e uh, molto uh, anche questo è molto valido ragazzi tenetelo presente Razz Rock Big Blush Plus Soft poi un pennello sintetico molto valido, un po' più costoso è il marchese. Con questo ragazzi che è un diametro 30 eh, qui al nodo, con questo ci montate di tutto. Quando io sono in difficoltà con il montaggio prendo questo e il mio Jolly, il mio Joker, questo vi monta di tutto praticamente. Passiamo poi al, um, ad un altro razzock, il Monster, eccolo qua. Questo anche ha un bel ciuffo floppy molto morbido e di diametro più grande rispetto al Plisoft, eppure um, è un buon sintetico. Ma andiamo avanti, ragazzi, vi mostro poi il sintetico di casa Simpson. Questo è un Chabbi 2. Eccolo qua, eh, anche molto interessante, anch'esso molto morbido. Poi eh, passiamo praticamente al eh, pennellino dell'evento dei Donghi Brothers lo scorso anno a giugno realizzato da Omega e numerato progressivamente eh, dedicato all'evento eh, Shave Meet che si è tenuto appunto presso la eh, si tenne eh, a Brescia presso eh, da so Good Fellas nella sede di Scanzo Rosciate fu un'occasione di incontro tra appassionati di la eh, a cui io non ho partecipato, però ho comprato il set poi sul sito tra quelli che erano rimasti. Poi abbiamo un altro pennello Omega, l'eye brush, che è sostanzialmente eh, lo stesso pennellino eh, marchiato eh, con l'evento Shave and Meet. Omega, eh, il suo sintetico, lo chiama high Eccolo qua. Ok, poi vi faccio vedere questo che è della HOMO. Eh, questo è particolare perché eh, è un sintetico che si chiama ST1, ST1, dove ST sta per silver tip perché si avvicina moltissimo a una fibra silver tip perché il tasso poi adesso ve lo spiegherò eh, a seconda della zona dell'animale da cui è ricavato ehm, la sitola il pelo assume un nome quindi questo vedete è un homo eh, eh, con ciuffo st 1 sintetico benissimo Uh, passiamo un attimino a una breve carrellata del, um, dei ciuffi appunto in maiale. Vi ho già mostrato l'omega, vi ho mostrato la fibra di cavallo, vi mostro quest'altro uh, maialozzo che è di. Um, Uh, body Brush, questo è stato un regalo uh, che ho ricevuto sull'acquisto di alcuni pennelli. Questo forse è più morbido perché ha le setole più lunghe. Mm? L'ho usato questo qua. Con questo devo dire la verità: non mi sono trovato male. E poi abbiamo ancora un uh, sintetico, um, un maiale pardon di homo eccolo qua Homo Blushes, i manici Homo sono molto belli ragazzi, guardate quanto sono belli e poi abbiamo un eh, setole di cinghiale di Boti Blush eccolo qua e conclusa questa casellata eh, sui maiali e sul cinghiale andiamo a introdurre il discorso tasso allora come vi dicevo ehm, il tasso è un animale ovviamente ehm, a seconda della zona del corpo da cui viene preso il pelo per realizzare il pennello eh, il nodo assume un nome allora ci sta il pus beige Laddove il pelo viene preso dal 60% del corpo del tasso, quindi eh, è un pelo misto, addome, parte posteriore, collo è un pelo misto. Poi c'è il best beater, che è quel tasso eh, realizzato utilizzando i peli dell'addome del tasso, sull'addome ci sono peli più lunghi e anche più soffici. Poi avremo il Super Beiger, detto anche Fine, che eh, utilizza il pelo dorsale dell'animale e poi abbiamo il Manchurian e il Silvertip che sono quelli più pregiati perché eh, impiegano il pelo del collo del tasso. Ovviamente sono anche più costosi perché nel collo eh, c'è Poco pelo, cioè non si riescono a ricavare molti pennelli da un collo di tasso e quindi risulterà anche più costoso. Però i peli del collo sono quelli più ehm, soffici, sono quelli che non pungono, eh, sono quelli più pregiati del tasso. Di conseguenza, un tasso silver tip o manchurian, ehm, che poi è la legione della Cina da cui mh, vengono presi i tassi da cui eh, poi si ricava il pelo per realizzare i pennelli, la manciuria, appunto, eh, sono quelli più pregiati. Ora vi faccio vedere i tassi che ho. Allora, questo è un pennello che io ho comprato perché è molto stiloso, è acqua di pasma, ha il suo stand e eh, questo manico con il fondo specchiato, marchiato, acqua di, panna, acqua di pasma, e un tasso. Praticamente silver tip con ciuffo molto morbido. Questo mh, io l'ho comprato perché è molto stiloso, è molto bello secondo me con questo suo stand. Poi, uh, che cosa c'è più? Ci sta, vi faccio vedere um, il tasso della Simpson che ho comprato: che è un super beige, quindi questo è, è mh, ricavato con le setole con i peli del dorso del tasso eccolo qua e poi um, vi faccio vedere quelli che io ho uh, comprato da boti ed homo che sono due maggiori produttori cinesi che vi danno la possibilità di personalizzare il pennello scegliendo il manico che desiderate e il ciuffo che preferite tra sintetico maiale o tasso. Quindi voi che cosa fate? Andate sui siti, scegliete manico e ciuffo, poi ve li fate spedire e ve li assemblate voi, oppure semplicemente li fate assemblare a loro e vi arriva il pennello già fatto. Allora, per quanto riguarda voti, io ho preso eh, circa 5-6 pennelli, di tasso ne sono 5. Allora, vi faccio vedere... Questo ehm, con il manico blu, praticamente molto bello. Questo ciuffo 29, ciuffone alta densità, che è un ehm, tasso eh, doppia banda, praticamente, come potete vedere. È caratterizzato, eh, detto anche hook, è caratterizzato da una maggiore resistenza alla trazione e ad, una, um, ad un maggiore backbone pur essendo diciamo molto morbido, ha una maggiore eh, tenuta, una maggiore resistenza. Ovviamente ragazzi, quando voi toccate un tasso così vi sembra ispino, duro, ma quando il ciuffo toccherà l'acqua praticamente diventerà molto molto più morbido. C'è anche questo con questo manico che eh, ricorda un po' il masmo, praticamente, sono due true band questi qua ok ehm, cosa volevo dirvi che praticamente il tasso in generale trattine acqua e sapone e un mangia sapone cioè quando voi andate a montare con un pennello in tasso tutto il sapone va all'interno del ciuffo soprattutto questi ciuffoni così grossi mangeranno più sapone e richiederanno più sapone ma io di questo ne sono consapevole però se voi andate poi a strizzare il pennello verrà fuori tutto il sapone lo prendete e lo andate a spalmare vi faccio poi vedere quest'altro manico molto bello in eh... In legno, sempre di boti, eccolo qua eh, che è um, un ciuffo sempre in tasso, alta densità. Questo è un super bigger, quindi è ricavato dalle. Penne, dalle penne, dai peli del dorso dell'animale. E passiamo poi ai due magnifici Silver Tip con questi manici in legno e resina, molto belli, con il ciuffo in tasso Silver Tip, entrambi da 29. Eh, sul fondo, io ho fatto inserire le monete eh, con il segno di Boti. Um, il che non è automatico spesso ve lo dico anche durante i video del mattino se volete la monetina nel manico anziché avere un manico diciamo così senza monetina la do dovete richiedere questa monetina la dovete inserire nel casello al costo di un dollaro e la dovete inserire sia che scegliate praticamente di eh, assemblare in autonomia il ciuffo, sia che eh, lasciate che sia Boti a farlo per voi, ok? Poi vi faccio vedere io adesso i pennelli di Homo eh, Blushes che ho preso che sono questo, I manici Omo secondo me sono molto belli, forse più belli anche dei boti. Sono manici sempre in resina, questo in particolare è giallo con striature che vanno nel viola. Questo è un tasso manchurian, quindi eh, pelo ricavato dal collo dell'animale, molto 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 morbino, molto molto bello. Poi abbiamo questo qua eh, con eh, il manico bianco che richiama un po' l'effetto masmoneo, ok? Sempre con anche qui la monetina. Eh, questo è un ciuffo eh, tasso denominato Tyrant T4, caratterizzato comunque dalla densità del pelo e dalla sofficità anche questo, e poi infine abbiamo quest'altro manico, vedete, con un altro tipo di monetina, perché Homo Braschis vi dà la possibilità di scegliere tra, eh, credo, tre soggetti, o forse sei, eh, dicevo, questo è un ciuffo, l'Holschasch, loro lo chiamano così, eh, sempre, un tasso molto molto morbido io prediligo i tassi sinceramente perché sono più morbidi sulla pelle e poi mi piace quell'effetto praticamente di carezza ehm, di coccola che c'è sulla che vi dà sulla pelle eh, vi faccio vedere un altro pennellino che non ho mai usato questo è tabac l'ho ricevuto in omaggio praticamente comprando il sapone, l'aftershave la colonia di tabac credo che sia um, un tasso e uh, manico in legno non un tasso, un maiale, pardon, con manico in legno questo nuovissimo, maschiato tabac non l'ho mai francamente utilizzato e poi vi faccio vedere il uh, pennello della King C di Gillette che io um, ho comprato con la promozione Cashback, quindi eh, mi è stato rimborsato. Prova King City Gillette, dava la possibilità di comprare eh, dei prodotti a marchio King City Gillette chiedendone poi il rimborso secondo un regolamento. Eccolo qua. Questo è un piccolo pennello sintetico, molto molto piccolo, carino, potrebbe essere un, benissimo un pennello da viaggio. Come vedete il ciuffo è molto piccolo, la superficie ovviamente è piccola perché diciamo che la linea King C di Gillette nasce per coloro che hanno la barba lunga, quindi nasce come linea per rifinire la barba più che come linea da, da satura. Ecco il perché di questo pennellino così piccino che tuttavia mi andava di provare francamente mi andava di tenere e che può essere un'idea da ehm, utilizzare come pennello da portare in viaggio proprio perché è molto molto piccolo eccolo qua quello di king si sì. infine vi faccio vedere un regalo di boti che è un piccolo tassetto che mi hanno mandato già assemblato. Questo pure potrebbe essere un'idea da portare in viaggio. Perché Boti, praticamente, senza la necessità di mettere codici sconto, vi normalmente, quando comprate un ciuffo, ve ne regala uno a proprio placimento. Stessa cosa se comprate un pennello. Con manico, ve ne regala uno a, proprio, uh, a propria discrezione. Vi ripeto: per esempio, questo l'ho avuto sull'acquisto di tre pennelli in tasso, loro hanno scelto di mandarmi questo. Uh, poi, questo pure me l'hanno mandato sull'acquisto dei due Silver Tip. Ok. Questo ciuffo e Boti io lo comprai eh, e loro mi mandarono un ciuffo sintetico che io poi ho assemblato. Allora, ragazzi, questo ciuffo che voi vedete qui sintetico è della Boti e io l'ho avuto regalato comprando questo sciuffo in tasso quindi poi che cosa ho fatto? Ho comprato un manico homo, eccolo qua, e l'ho assemblato. Questo l'ho incollato da me, l'ho assemblato da me, e se riesco vi faccio vedere anche la colla che ho utilizzato ehm, per incollare la, il. Ciuffo con il manico. Come qua ragazzi, allora questa è la colla epossidica di pattex che io ho utilizzato per incollare il ciuffo nel manico. Ok, è una colla che ha due componenti, praticamente due beccucci. Andando poi a spremere, eh, si vanno a miscelare nella vaschetta che esce in dotazione questa è una vaschetta si va a ehm, spremere il tubetto con le due componenti poi con la spatolina in dotazione fate attenzione a non toccarla mai con le mani altrimenti rimangono incollate e poteste anche finire al pronto soccorso fate attenzione quindi con la spatolina andate a miscerare le due componenti e poi l'andate ad applicare per incollare ok quindi questa è la colla eh, per incollare i manici eh, al ciuffo e queste sono le rondelle che io ho comprato ragazzi per fare lo spessore per fare ehm, per dare spessore per alzare ok il ciuffo praticamente ok e poi scegliete voi io... Se decidete di assemblare in autonomia un pennello, che può essere anche un'attività interessante, io vi consiglio prima di assemblarlo definitivamente di provarlo a vuoto, cioè di poggiarlo eh, e di mh, fare un montaggio per vedere come va, se vi soddisfa. Trovate l'altezza giusta con il numero di dondelle. Che andate ad inserire, incollate il tutto e dovrebbe essere definitivo. A me si è scollato perché ehm, evidentemente ho commesso l'errore di non grattare questa superficie ruvida e quindi eh, la colla si sì, ha tenuto fino a un certo punto, poi sciacquandolo con acqua calda ha ceduto. Vabbè, ma eh, lo incollerò nuovamente, non è un problema questo. Ragazzi, giusto qualche piccolo consiglio sul eh, corretto uso e manutenzione dei pennelli. Eh, stavo infatti editando il video e mi sono accorto che fosse qualche piccola sulla colletta manutenzione ci sta bene colletta manutenzione o almeno quello che faccio io allora il pennello ehm, ricapitolando il pennello in maiale che è questo prima dell'utilizzo va tenuto a bagno almeno un paio di ore prima messo nell'acqua a testa in giù con l'acqua che non deve arrivare al nodo, ma eh, dovete trovare un recipiente che praticamente vi permetta eh, di bagnare il ciuffo, ma di non fare arrivare l'acqua al, ehm, al nodo, altrimenti potrebbe andare ad indebolire l'incollatura. Eh, L'ideale sarebbe, per esempio, un sostegno come questo un portapennelli, come questo, e sotto ci mettete una ciotola con l'acqua per tenerlo in ammollo. Quindi almeno un paio di ore prima della rasatura. Ma leggo anche di eh, amici tonsuri che lo tengono tutta la notte fino al mattino che poi si vanno a sudare dopo l'uso mi raccomando di sciacquare bene il pennello al limite sotto acqua calda ma non bollente sciacquatelo cercate di rimuovere tutto i residui di sapone, eh, magari vi potreste sempre aiutare con un ciotolino. Con una ciotola, io ho preso queste tazze. Ok, così mettete il pennello dentro nell'acqua e andate a fare questo movimento rotatorio tipo centrifuga per liberare eh, le eh, setole dal sapone. Dai residui di sapone dopo averlo sciacquato. Eliminate l'acqua in eccesso nel lavabo con questo movimento in modo che l'acqua va via, e poi ehm, mettete il pennello ad asciugare a testa in basso, così eh, possibilmente in un ambiente areato. Eh, il bagno molto spesso in un ambiente umido, quindi, se lo spostate in un'altra stanza, sarebbe preferibile. Quando si è asciugato, lo potete tranquillamente tenere sulla mensola. Io vi consiglio di tenerli non in una vetrinetta o in un armadietto, ma all'aria aperta. Cioè, non all'aria aperta, a, a, non in uno spazio chiuso. Ecco, di poggiarli su una mensola, che poi sono anche carini da vedere, a me piacciono personalmente, eh, e tenete presente che comunque un pennello per asciugarsi totalmente ci impiega. Anche due giorni. Io, qualche volta, quando il tempo è buono, li metto anche eh, fuori proprio all'aria aperta, ovviamente all'ombra, eh, in una zona ventilata, per esempio sul davanzale della finestra, in modo che eh, c'è ventilazione e asciugano prima. Questo per evitare il formarsi di funghi e di, funghi e di muffe. Eh, ovviamente, il pennello eh, sintetico ed il pennello. In tasso, eh, prima della lasatura vanno tenuti giusto 5 minuti a bagno. Non di più, non c'è bisogno della preparazione che richiede invece il maiale. Pertanto, voi. Come prima cosa mettete il pennello a bagno, vi preparate il sapone, tutti gli accessori e tutto quello che vi serve. Iniziate a sciacquare il viso e il pennello sarà pronto per l'utilizzo. Questo per i sintetici e per i tassi, okay? che non richiedono una mh, particolare attivazione. Anche quando compriamo un sintetico o compriamo il tasso, basta un montaggio a vuoto ed è attivato, invece, col maiale. E con il cavallo ce ne vuole qualcuno in più eh, anche per eventuali eh, odori tipici proprio dell'animale da rimuovere tema molto dibattuto eh, bisognerebbe evitare di fare movimenti circolari con il pennello per evitare che questo perda eh, setole quindi io per esempio in viso vado a fare il movimento dell'imbianchino, cioè vado a spalmare così o al limite se mh, volete fare movimenti circolari mettete pollice d'indice per sostenere il nodo e fate questi movimenti di modo che date forza al nodo ed evitate che la trazione... Possa scendere sino um, all'attacco uh, dove c'è proprio l'attacco con le setole, evitando che si possano staccare. Quindi, da, diamo un poco di sostegno mettendo pollice ed indice e quindi andiamo a fare questo movimento circolare che però sarebbe da evitare almeno per esempio simpson così raccomanda bene ragazzi io penso di aver concluso anche il video sui pennelli eh, spero che l'abbiate trovato interessante vi ringrazio per avermi seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao a tutti ragazzi e grazie